Residenti contro il nuovo intervento di ristrutturazione annunciato dai vertici di Villa Aprica. Gli abitanti del quartiere, in particolare delle vie Roncate, Castel Carnasino e Cardina, sono pronti a dare battaglia alla proprietà dell'istituto, esasperati dai continui lavori nell'area della struttura sanitaria. Viviamo da 20 anni ostaggio del cantiere permanente di Villa Aprica, è in sintesi la denuncia dei cittadini della zona. Gli abitanti del quartiere si sono rivolti allo studio legale di Matteo Di Cuomo e sono pronti ad avviare un contenzioso. Il documento, che traccia un quadro dettagliato della situazione e illustra le richieste dei cittadini, è già stato inviato alla procura e ai carabinieri, oltre che al prefetto, al sindaco, al comandante della polizia locale e alla soprintendenza. Abbiamo saputo solo dai mezzi di comunicazione dei nuovi lavori di ristrutturazione previsti da Villa Aprica, denunciano i residenti. Un simile progetto dovrebbe passare da un via libera del Consiglio Comunale e gli annunci dei nuovi vertici dell'istituto sono stati percepiti con preoccupazione, dispiacere e dolore dai residenti. Il cantiere permanente della struttura sanitaria interferisce pesantemente nelle quotidiane attività lavorative e della vita dei residenti. Gli abitanti della zona nel ricorso fanno riferimento anche a impegni non rispettati che erano stati presi dai vertici di Villa Aprica proprio con i residenti per ridurre i disagi legati ai lavori.